Mentre si discute di come intervenire per riformare il reddito di cittadinanza e potenziare le politiche attive per il lavoro, uno studio dell'Associazione Nazionale delle Agenzie per il Lavoro presentato oggi a Roma rileva che è la somministrazione, la forma contrattuale che garantisce il tasso di occupabilità più alto. Tutti i dettagli con Giovanna Serpico. È la somministrazione di lavoro a tempo determinato la forma contrattuale che garantisce il tasso di occupabilità più alto in Italia. Lo rileva una ricerca presentata da Solavoro, l'Associazione Nazionale delle Agenzie per il Lavoro Private. Per due persone su tre la firma del contratto arriva entro 90 giorni dal primo colloquio. La probabilità di rioccupazione entro 30 giorni dall'ultimo contratto dei lavoratori in somministrazione precisa lo studio del 55%, in particolare per i giovani tra i 15 e i 24 anni. Una cooperazione fondamentale, quella tra pubblico e privato, per il rilancio dell'occupazione, sottolinea in un messaggio di saluto il ministro Orlando. Le agenzie per il lavoro selezionano in maniera appropriata i profili professionali e quindi danno delle opportunità maggiori, in particolare ai giovani, per entrare nel mercato del lavoro. Dopo la fase acuta della pandemia, la curva dei lavoratori in somministrazione è progressivamente risalita, spiega il report, raggiungendo e superando il numero di occupati pre-Covid. Nei prossimi anni si gioca un pezzo della qualità del mercato del lavoro del nostro paese. Fondamentale per la ripartenza è il ruolo della formazione. Possa mettere finalmente al centro il tema della formazione in tutti i suoi ambiti. Le agenzie per il lavoro rivendicano il loro ruolo a sostegno delle politiche attive per un impegno più efficiente e inclusivo e guardano con favore alla rimodulazione del reddito di cittadinanza, una misura che a oggi, secondo l'indagine, è costata quasi 9 miliardi e solo un terzo su circa 4 milioni di beneficiari è ritenuto in grado di poter lavorare. Dobbiamo averlo come strumento di contrasto alla povertà e finalizzare nei rapporti di lavoro. Ad esempio, si può vedere di ridurre da 3 a 2 le offerte di lavoro prima che il reddito decada, ma comunque sono discorsi che possono essere fatti con un confronto con le parti sociali, ma non è assolutamente in discussione la permanenza del reddito di cittadinanza.